them bells and frolic. Oh, by gosh, some stolly. Eggnog, gin and tonic make Yuletide gay and jolly. Same procedure every year, I just can't get enough. I drink till Rudolph reappears, a toast to him, that red-nosed deer. Jingle them bells and frolic, it's the best day of the year. Come fly with me now, Rudy. I'm loaded. Hours and minutes till the last week of December. For me the Christmas spirits flow as early as September. It's the best of seasons, come and raise your glass and sing. No need for other reasons. Buongiorno, ciao ragazzi. Allora, eccoci con un nuovo Vlogmas. Buongiorno, buona domenica mattina. Io mi sono già alzata da un bel po', anche perché è quasi mezzogiorno, ma stamattina ho trafficato un po' su YouTube perché sono andata a cercare un po' di video vecchi, di tutorial vecchi per riproporveli su Instagram, perché sono carinissimi alcuni e mi dispiace lasciarli andare così. Allora ho deciso di salvarmeli e riproporli poi su Instagram sotto forma di reel. Ma se vi fa piacere, ditemelo qua sotto nei commenti, posso ogni tanto inserirveli in questi vlogmas, perché molti di voi sono nuove e quindi mi piacerebbe riproporveli per darvi alcune idee. Non so se riuscirò a farlo con tutti, perché ne ho fatti tantissimi. Io sono su YouTube da tanti anni, ormai saranno più o meno 7-8 anni, ho sempre fatto i vlogmas e ho sempre fatto tutorial. Poi nella vita ovviamente si cambia, si cresce, si hanno molte più cose da fare, quindi il tempo proprio materiale per fare questo genere di video è un po' andato a scemare, ma solo per questioni di tempo, solo per questioni proprio organizzativi. Però posso decidere di riproporvene qualcuno, perché secondo me sono davvero utili per fare dei regali, per fare dei pacchettini, per fare delle palline creative da poter regalare, non solo da mettere all'albero ma da poter regalare. Quindi ho pensato a questa cosa qui. Poi diciamo che la mia manualità è anche portata forse dal lavoro che faccio, essendo un'insegnante di scuola dell'infanzia. Ho proprio questa caratteristica di avere molta fantasia e soprattutto un po' di creatività manuale, quindi niente, ho deciso di fare così. Allora, ieri sera siamo stati a cena, siamo stati benissimo, veramente è stata una bellissima serata, siamo arrivati a casa tardi, infatti il video ve l'ho fatto finire con la strada verso casa, perché eravamo distrutti. Siamo arrivati a casa, perché siamo andati prima a prendere Zoe, siamo arrivati a casa abbastanza tardi, ci siamo messi in pigiama e ci siamo infilati a letto, perché non ne potevamo più davvero. Oggi è domenica, mancano pochi giorni, poi io sarò a casa per il ponte dell'Immacolata, quindi sarà una settimana molto corta. Questi ultimi giorni mi dovrò dar da fare per terminare i lavoretti a scuola, quindi saranno
pochi giorni ma abbastanza intensi. Stiamo preparando anche la recita di Natale e quindi diciamo che sono giornate impegnative. Poi noi facciamo recite molto belle dove i bambini proprio recitano, fanno proprio uno spettacolo completo e i bimbi grandi tengono su proprio un racconto natalizio, quindi non fanno poco. E allora sarà, come vi ho detto, una settimana corta ma molto intensa. Allora, Mauro è andato a fare i suoi giri della domenica, va sempre solo perché io la domenica non esco, almeno la mattina non ce la faccio uscire, anche perché mi dedico alla casa, do una pulita, faccio le lavatrici, le ultime lavatrici che mi restano da fare. Per fortuna il letto l'ho cambiato ieri sera perché ho fatto le lavatrici ieri pomeriggio per quanto riguarda le coperte, le lenzuola e tutto, quindi ieri sera arrivando a casa mi sono messa a fare il letto bello profumato, perché a me piace proprio lavare in giornata per poi mettere alla sera, quindi questa cosa oggi me la risparmierò, e però devo finire altre lavatrici con cose da vestire, quindi alla domenica mattina io sto rigorosamente a casa e oggi penso che non faremo niente, non usciremo. Io voglio andare in mansarda a prendere, iniziare a tirare giù le decorazioni di Natale, a iniziare a tirare giù le palline, così poi l'8 dicembre lo addobberò e basta. Quindi oggi farò questo. Voglio tirare giù anche l'alberello da mettere in giardino, inizierò a metterlo e poi lo decorerò anche quello l'8 dicembre. Non vi farò vedere le decorazioni della casa, del giardino, tutte in una volta. Farò un video dove vi farò vedere la decorazione dell'albero, un video dove farò vedere la decorazione dell'alberello in giardino, un video degli addobbi esterni e un video del cambiamento della casa in versione natalizia. Quindi cercherò di distribuire tutto in diversi video per non fare un video troppo lungo. Anche perché i vlogmas sono un video tutti i giorni, quindi non mi va di fare video troppo lunghi per darvi la possibilità di guardarli con piacere. Per carità, quel video che magari dura 10 minuti, quel video che invece ne dura 28, perché quel giorno lì ho più cose da farvi vedere, ho più cose da raccontarvi, ho più cose da dirvi. Però nel complesso cerco di non fare vlogmas troppo troppo lunghi, anche perché, ripeto, come ho detto prima, uno tutti i giorni è abbastanza impegnativo, considerando che su YouTube non ci sono solo io, ci sono tantissimi altri vlogmas che avete piacere di vedere. Quindi per scelta faccio questi minuti qua di video. Adesso apriamo la quarta casellina del calendario dell'avvento e vediamo cosa c'è oggi. Mi metto qua comoda sul divano, c'è anche Zoe che fa la nanna, ma che con un occhietto mi guarda. Si mette sempre dove non si deve mettere, quindi dove ci sono fili, dove ci sono cuscini, dove c'è il telecomando, ma non importa. Guardate la zampetta dov'è, no, io la mangerei. Tra l'altro sta anche russando, va bene. Allora, quarta casellina dell'avvento, intanto sentite in sottofondo il trattorino, cioè Zoe che russa, ma non fateci caso. Allora, quarta casellina, cerchiamola insieme. Ci ho messo 10 minuti a cercarla, ma l'ho trovata. Eccola qua, apriamola. È piccolino, quindi probabilmente ci sarà qualcosa di piccolino. Dalla forma potrebbe essere un mascara, un profumo, non lo so. Vediamo, non voglio romperlo, faccio sempre fatica perché non voglio romperlo. Ah, un rossetto sembrerebbe. Ah, una matita. Vediamo. No, un pennellino. Wow, mi serviva proprio. Guardate, tutto rosso perché ovviamente è in versione natalizia. Eccolo qua. Super carino, guardate che carino. Bellissimo. Questo qua è un pennellino, credo, per l'ombretto, per gli occhi. Io non uso l'ombretto, ma sfumerò la matita perché non metto ombretti. Eccolo qua. Tra l'altro, ho notato ora che ci sono i nomi all'interno della scatoletta, vedete? Mat, mat, mat. Infatti, quando mi avevate chiesto cosa servivano quelle salviette, avevo ragione, servono per opacizzare. Infatti c'è scritto matte e qua nel rossetto lips. Ok,
quindi un pennellino. A proposito di ombretti e di pennellini, spesso mi chiedete cosa ho negli occhi. Io metto sempre la solita matita che è quella di Banana Beauty o quella di Kiko, dipende, ma quella di Banana Beauty per me è il top perché riesco a sfumarla benissimo, cioè le loro matite di occhi riesco a sfumarle benissimo. Io non metto ombretti, quindi io vado a mettere da anni, come vedete nei miei video quando mi trucco, poi vabbè, anni fa facevo molti più video make-up, adesso non ne faccio più perché non mi trucco, quindi è per questo. Però io metto solo la matita e poi vado a semplicemente sfumarla, quindi o col dito, col pennellino, sfumo solo la matita, non la metto in tutto l'occhio, la metto solo fino a metà perché poi la vado a sfumare, quindi mi dà quell'effetto di smokey eyes, ma non con gli ombretti, ma con la matita. Metto a posto il calendario dell'avvento e vado a iniziare a preparare il pranzo perché è già tardi, è già mezzogiorno e fra pochissimo arriverà Mauro. Ho appena guardato sul sito Leroy Merlin perché da noi non c'è, quindi devo mettermi in macchina e andare. Devo cercare la catenella della tenda rullo perché quella là mi si è rotta già da... Sarà 2 mesetti che è rotta, si è spezzata la catenella. Mauro, poverino, si è informato tra le sue varie conoscenze se riusciva a trovare qualcuno che potesse avercela, procurarcela, ma non abbiamo trovato nessuno, quindi dobbiamo per forza ordinarla dal sito o andare là. Adesso ho guardato un po' su internet, sul loro sito e l'ho trovata. Adesso valuterò se acquistarla online o se andare là, ma mi sa che l'acquisterò online perché faccio prima, nella speranza che sia quella giusta. C'è un ospite, guardate un po', sulla mia macchina, che adesso va via, mi sa. Sprizzettino. No, si è messo più comodo. No, vabbè, mi fa ammazzare da ridere. Guardate, mi fa troppo ridere. Sono uscita, c'è il passaggio a livello chiuso perché sto andando al self a comprare la vernice per terminare i vasetti del vlogmas che vi ho fatto, ho iniziato l'altro giorno e devo finire. Quindi vado a prendere tutto così finalmente termino. Continuo a sbadigliare, uno sbadiglio dopo l'altro perché quando non ho niente da fare ho sonno, cioè mi viene a mettermi sul divano, mi mette proprio KO. Comunque ho preso tutto per finire il tutorial. Ho anche ormai già praticamente asciutto, quindi ci mettiamo al lavoro insieme. Vi faccio vedere un po' com'è il risultato e poi vi metto tutto il video completo dall'inizio, quindi da quando ho preso le formine, ho messo il cemento all'interno, così vedete tutti i procedimenti passo dopo passo senza dover andare a vedere magari l'altro video dove ho fatto vedere il primo pezzo. Quindi alla fine vi monterò tutto insieme così vedrete tutto. Quindi adesso mi metto al lavoro, 1, 2, 3, via. Allora ho tolto tutte le mie formine dagli stampini, vedete? Queste qui con la candelina all'interno, queste qui senza la candelina. Ne ho fatte diverse così almeno posso realizzare più cose. Adesso vi faccio vedere tutto. Tempo è passato tutto il pomeriggio,
Siamo stati sul divano, io ho lavoricchiato un po' il computer e poi ci siamo riposati. Adesso, come ogni domenica sera, mi sono lavata i capelli. Spesse volte lo faccio di sabato, ma ieri non ho fatto in tempo, avendo lavorato tanto, e allora lo faccio stasera. Lavarli, tra l'altro non sto neanche a passare la piastra perché tanto domani vediamo se ne ho voglia, magari li faccio un po' mossi, quindi non sto a fare la piega, tanto comunque io li ho lisci e rimangono dritti. L'unica cosa è che sono un po' voluminosi, ma va bene, e tanto fra 10 minuti li leggo perché mi danno fastidio, quindi è cosa fatta. Tra l'altro devo assolutamente prenotare la parrucchiera perché ho i capelli ormai da fare la tinta, la radice, che ho i capelli bianchi e quindi devo assolutamente andare. Ma ho temporeggiato, perché vi spiego, ho temporeggiato un po' perché fra un paio di giorni abbiamo la recita a scuola e quindi ho detto, se riesco a posticipare un po' da non dover fare 1000 tinte in un mese, visto che poi c'è anche Natale, quindi se riesco magari la faccio prossima settimana, così dovrei cadere giusto poi per anche partire il Natale. Non dovrei averla ricrescita, al massimo la rifaccio poi per Capodanno, vediamo. Però non volevo andare 2 volte, anche perché tra capelli, poi le unghie, è una spesa. E quindi, siccome ci tengo, parlo perché preferisco rinunciare ad altre cose, ma non ai capelli e alle unghie. Preferisco temporeggiare da non andare per troppe volte. Faccio così. Ok. Stanno bene. E ora mi vado a mettere sul divano. Grazie per essere stati insieme a me anche oggi. Vi saluto anche perché questo vlog sarà già abbastanza lungo. E ci vediamo poi al prossimo video. Ciao!